qual è la differenza tra, prima di tutto, tra l'acquerello e il colore ad olio e il colore acrilico, no? Allora, l'acquerello è come se fosse una farfalla, no? Dalla vita, diciamo, tu la vedi, dura poco nella vita e muore. L'acquerello è talmente evanescente, no? Che poi è come se si identificasse col ricordo dell'uomo, quindi per un pittore che esprime un paesaggio è il massimo che possa adoperare. Poi lei, come si può vedere dai tre quadri, uno è il riflesso d'autunno, alba e tramonto, e l'attesa e il silenzio. Praticamente, specialmente nei primi due, ma anche nel terzo, anche se in bianco e nero è il negativo, c'è l'unità di stile, come possiamo vedere, cioè è riconoscibile. Se noi vedessimo questi due, i primi due quadri, e conosciamo lei, sappiamo che l'ha fatto lei, no? E la cosa che mi piace in questi riflessi d'autunno è che tu hai portato avanti un paesaggio della memoria, no? Hai posto i quadri, no, con la loro ombra in una zona bianca che potrebbe far pensare anche che è bagnata, no? Lì davanti, lasciando il vero crepuscolo di lato, cioè le foglie. E poi lo sguardo su quella strada è proiettato in maniera orizzontale, però è come se il tuo sguardo fosse accompagnato attraverso l'albero verso il cielo, che a sua volta se ne va ancora più in alto, cioè fa questo movimento qua. Così, capito? E quindi ritorna poi presso la vista di lei, che sta facendo il quadro, ed esprime le sue emozioni. Lei deve essere molto probabilmente una ragazza molto sensibile, che è portata molte volte anche un po' alla malinconia, no? Alla nostalgia magari delle cose che ha fatto, però senza rimanere ferma in quella nostalgia, perché è pronta poi a vivere il secondo dopo. Cioè, mi sembra che sia questa tipologia. Certe volte dico anche queste cose perché, avendo circa 2000 allievi, 1600 all'università e 400 all'altra, li conosco benissimo i giovani. Cioè, riesco proprio... In fondo noi che siamo? Siamo una tipologia di esseri umani che già sono vissuti. Quindi l'hai già incontrati nella letteratura, poi. E nel secondo la cosa bella è la centralità del ponte che hai messo, e la verticalità, la perpendicolarità del sole, no? Che tu dici o l'alba o il tramonto, cioè non possiamo mai sapere se questo è un sole che magari sta tramontando o un sole che sta nascendo, no? E quindi lascia, diciamo, le persone, l'unica cosa che si può capire è che siamo nel tramonto dell'estate, in quanto le foglie sono già rosse. Quindi questo giochetto che hai fatto tra il tramonto della natura e il punto interrogativo sull'alba e il tramonto è carino. E come hai messo il ponte nella centralità, dai la sensazione della capacità e della coscienza dello spazio in cui tu ti muovi con il tuo pennello. E questo qua mi piace molto. Quell'altro è bellissimo dal punto di vista tecnico, però questo... Se voi lo guardate, guardate, c'è un insieme di luci che praticamente ti possono provocare il piacere, perché poi alla fine che cos'è il rapporto tra chi guarda il quadro e il quadro? È il piacere che quel quadro può provocare nello spettatore, capito? In chi guarda. Un piacere che può essere, che non deriva sempre dalla bellezza del quadro. Se voi vedete i corpi nudi che si abbracciano di Scille, della successione austriaca, oppure per esempio vedrete la carnalità di altri quadri, per esempio nelle fotografie di Jack Vetriano, non so se l'avete visto, lì praticamente quelli di Jack Vetriano nella fotografia sono molto belli, però quelli di Scille, pur nella scheletricità dei corpi, perché sono dei corpi che ti dà il senso della bellezza. La bellezza non deriva soltanto dalla vera bellezza, capito? Ma la bellezza deriva anche dalla bruttezza. Cioè, sembrerebbe strano questo discorso. Tu puoi ritenere bella una cosa che tutti gli altri credono che sia brutta. E non dipende solo dall'anima, dipende pure da una serie di associazioni che ognuno di noi fa, per cui quella cosa lì, quella persona lì, quel cagnolino lì bruttissimo,
no? Che però piace, non lo cambierebbe nemmeno con un altro, animale. Ecco, quindi è tutto relativo. Questo quadro qui a me piace moltissimo per quello che vi ho detto. L'attesa e il silenzio. Nel terzo lei ha cercato di mettere il silenziatore alla natura attraverso una specie di negativo, no? È come se questa immagine fosse congelata allo sguardo umano, è come una sospensione del divenire, cioè l'azione è immobile, questo quadro qua, che è poi l'immobilità, non so se qui volevi mettere la neve, perché adesso è l'immobilità della neve. Ecco. Sì, sì. Perché la neve ti dà la sensazione del mondo che si è fermato, cioè come la gestualità di un pastore di un presepe, cioè la sospensione ferma del gesto. Per esempio, voi conoscete il pastore delle meraviglie, fa così, che guarda la stella cometa che passa, però in quella sintesi c'è tutta l'anima di quel pastore e di questo evento della nascita di Gesù. E così è questo quadro. Bravo. Grazie. Dammi il link. Allora, nata a Leopoli in Ucraina, dice che da pochi anni comincia a sta dipingendo. Ma lei prima sapeva dipingere sta provando da 2 anni? Da 2 anni sul serio. Ah, sul serio. Invece a me piaceva sempre dipingere, però ultimi 2 anni... Però allora direi, guardando tutti e 3 i quadri, poi non so se l'avete visti lì esposti, 1, 2 e 3. Allora, praticamente se uno vede l'ultimo quadro, no? Non lo sa che è lei, perché non ci può essere unità di stile tra questo quadro ultimo e questi altri 2 invece che sono sulla scia. Quindi deve decidere un pochino sulle tematiche, pur non eliminando gli altri quadri, perché c'è l'esercizio pure, che è importante, capito? Allora, qui Gesù e la Samaritana, l'abbiamo visti tanti di quadri di Gesù con la Samaritana, no? In cui ci sono le profondità. Se per esempio questo quadro l'avesse fatto Caravaggio, avremmo visto ombre e luci, no? Il nero con il controluce. Però lei, praticamente, quando disegna e quando fa i quadri, è come se applicasse una certa scolasticità, tra virgolette, non scolasticità nel senso negativo del termine, no? Perché la scolasticità indicherebbe una qualità inferiore, ma una perizia nel fare i corpi umani. Questo quadro, rispetto ai grandi quadri dello stesso tema, no? Del 400, del 300, del 500 e anche del 600, però quelli del 600 diventano molto più cupi. Praticamente non c'è il senso del relax visivo, cioè uno che vede questo quadro si rilassa, vero? Cioè quando lo vedete vi dà qualche senso di tensione questo quadro? Nessuno. E quindi è come se avesse pulito da tutta la storia dell'arte le immagini di questi 2 personaggi che praticamente si presentano nella loro semplice, quasi innocenza di realizzazione. Quindi c'è Gesù con la Samaritana, il paesaggio dietro, la brocca, tutto disegnato in maniera precisa che può piacere al pubblico. Cioè, perché poi alla fine quando uno deve comprare un quadro, non è che si compra il quadro di valore, è chiaro, perché gli può servire per sempre, però se un quadro gli piace, se lo prende benissimo e se lo mette in casa, perché deve piacere a lui che se lo sta guardando, non ad altri che magari a cui non piace o piace di meno. Cioè quel quadro mi piace, me lo tengo dentro casa, è il piacere, capito? L'artista, anche Shakespeare nel periodo settecentesco del razionalismo illuministico, era considerato un barbaro non privo di ingegno, no? Eppure il più grande di tutti i tempi, cioè inimitabile e imbattibile, perché ha capito tutti gli elementi della vita umana. Capito? Quindi in questo caso qui è un quadro che secondo me piace, che è ancora semplice, quindi ancora deve lavorare parecchio per renderli, se vuole, per renderlo più, non so, più corposo in relazione a una tendenza, però in fondo questo è un suo stile di semplicità di realizzazione di un'idea. Poi il secondo è Innamorati,
E appunto ci sono, c'è quella figura femminile che sembrerebbe una figura quasi mitologica, quasi uno degli elfi di Sogno di una notte di mezz'estate. E il bosco che accompagna quest'amore, però la cosa più bella di questo quadro, se potete vedere, è la luce laterale. Vedete quella luce sopra? Infatti è ben realizzato questo quadro. La luce che poi che cos'è? È la luce dell'amore, no? Quando due persone sono innamorati è difficile che vedano il buio davanti. Cioè questo, la natura che sembra collaborare con i sentimenti di questi due personaggi. Quindi l'elemento panico, tra virgolette, della natura che sentimentalmente è amica di questi due innamorati. È bellissimo l'altalena tra due innamorati, perché non solo esprime il gioco, ma esprime anche l'incertezza dell'amore, no? Cioè quando una cosa si muove così, puoi cadere, capito? E quindi questa natura amica, questa illuminazione di questo bellissimo sentimento che è l'amore, come d'altronde anche l'amicizia, la giovinezza, che è un dono stupendo, in un bosco. E quindi molto probabilmente lei ha un animo, diciamo, molto gentile dentro, nel senso di una generosità interiore, per cui si rivede poi nei suoi quadri. Il terzo, vabbè, a me i vasi con i fiori di solito mi piacciono a casa, ieri ho comprato una pianta abbastanza grande, però i vasi con i fiori di solito mi piacciono di meno perché sono più leziosi, cioè i vasi di fiori ne abbiamo 10.000, non riesci nemmeno a dividere quasi gli autori, però come esercizio di stile, come composizione dei fiori è ben disegnato, poi c'è una certa armonia di, diciamo, di colori, a chi piacciono i fiori starebbe bene anche in una casa, capito? Non mi piacciono i fiori dipinti, perché io penso che poi le piante sono gli esseri umani più perfetti, cioè gli esseri non umani più perfetti, perché da alcuni rami secchi certe volte vedi una foglia che non si ha né negli animali né negli uomini. Cioè sembra morto l'albero, dopo un po' vedi una foglia, dopo magari 5-6 mesi. Quindi complimenti, per aver cominciato da 2 anni va bene. Quello che mi piace di più è il secondo, perché quella luce laterale è veramente fantastica, non so a loro che stanno guardando. Allora, la prima cosa che bisogna sottolineare nella pittura, prima di tutto, lo stile ce l'ha, si vede. No, se tu vedi i 3 quadri che hai fatto, si vede che l'hai fatti tu. Cioè, non è che mandi fuori pista. Poi, la prima cosa da sottolineare è la multimaterialità, diciamo, della realizzazione pittorica. Perché tu usi il rullo, i pennelli, spray su pannelli di cartongesso. Quindi lui cerca di esprimere le proprie idee attraverso, diciamo, anche l'uso di materiali diversi. Qui per esempio abbiamo anche l'acrilico, poi il rullo c'è sempre, più o meno sono quasi gli stessi. Qui non c'era l'acrilico però. Nell'altra parte c'è il gesso anche nell'ultimo. Nell'ultimo c'è anche il gesso, quindi perché? Allora, la prima cosa che ti chiedo è perché usi questo multimateriale per esprimere le tue idee? Riesco a comunicare con i materiali, in un certo modo, attraverso l'utilizzo della bomboletta spray o... Ma tu facevi pure i graffiti? Sono nato così. Appunto. Poi ho trasformato, infatti, tutto quello. Poi puoi fare pure la street art. Assolutamente. No, infatti è quello che è il percorso mio, è quello. Poi, infatti, le grandi superfici è più espressivo per me. Esatto. Perché non ho limite di spazio. Poi sai come si fanno col... tu proietti di sopra. Anche così. Anche così, certo, se è piccolo no, però quello gigantesco puoi proiettare e poi ci vai a finire sopra. Però dato che tu ci stai andando verso linea, lo sai con che cosa ci stai andando? Con le dimensioni. Cioè si vede che tu non prediligi, come ho visto altri quadri lì dentro, dei quadri piccoli. Cioè dei quadri grandi che ti portano poi a altre forme di espressione, che sono i muri per fare i graffiti, oppure le pareti delle grandi città. Quello, lo sai, la street art si sta muovendo bene, quindi ti conviene inserire, perché poi qual è il problema della street art? È quella di non dare fastidio al paesaggio in cui ci sei, deve essere una continuità perfetta del paesaggio. Ci sono certi quadri magari che c'è una collina e dietro c'è la collina veramente. Allora, nel primo che metti iride,
Nell'iride che cosa c'è? C'è tutto il segreto della visione del mondo, della realtà, no? Noi attraverso l'iride che sta dietro la pupilla, che c'è un insieme di colori dietro, ci fa vedere a colori il mondo, cioè è una cosa veramente magica e bellissima questa. Allora lui è come se l'avesse fatta esplodere in questo quadro, vedi, da dietro, andando verso il mondo, quindi è come se volessi riempire il mondo di una positività di colori per renderlo più felice, capite? Questo è il bambino che hai disegnato, no? È un bambino che è quasi stupito, e si vede questo non tanto dall'iride, che è tutto quell'insieme di colori e di visioni di cui vi ho parlato, ma anche dal modo in cui è disegnata la bocca, cioè c'è una specie di stupore che è tipico del momento in cui comincia una cosa, no? Per esempio, se tu piaci a una donna o la donna piace a te, c'è sempre un centesimo di secondo che è come se fosse l'irido, in cui tu hai colpito, cioè hai capito quella cosa che diventa una bellezza in quel caso del rapporto sentimentale, no? Oppure uno sguardo di un ragazzo dopo che gli hai fatto la lezione, una vecchierella che stai accarezzando, che magari non l'ha accarezzata più nessuno negli ultimi momenti, no? Negli ultimi periodi della vita. Ecco, quello è il momento magico che esprime, in questo caso, il muso, no? La bocca del bambino che è piegata lateralmente come stupore, non come disapprovazione. Cioè c'è la meraviglia del mondo, la meraviglia dei colori che ci sono tutto intorno. È bello anche vederlo. E poi dietro, è chiaro, in quel flusso dietro c'è tutto il mondo interiore del bambino, no? Ognuno ha la sua mente, ognuno ha il suo modo di vedere le cose, nei giardini perfetti dell'infanzia, come diceva Quasimodo. Cioè, quando si è piccolo, si sta nei giardini perfetti dell'infanzia, non c'è né il dolore, a meno che non si siano capitate cose bruttissime, non c'è la politica che non conosci nemmeno, quelli sono i giardini perfetti, che noi quando diventiamo grandi alcune volte rimpiangiamo, no? Chi non ha vissuto bene la giovinezza rimane un pochino traumatizzato poi anche nel corso della vita. Libera e sentire, praticamente sono uguali nella realizzazione. Il termine libera, c'è questo sguardo di questa... Lo guardo pure là, di questa persona che è quasi soddisfatto, in quanto lui vuole essere forse libero con questo uccello che sta sulla destra, che è come se lo spingesse a godersi la libertà, cioè sta verso di lui, lo sta guardando e lui ha capito che deve essere libero, cioè anche senza un contatto preciso con l'uccellino che sta sotto, capito? Perché se voi ci fate caso, lo sguardo dell'uomo è uno sguardo che è dritto, no? E quello l'uccello qui sembra quasi un testimone della libertà acquisita del personaggio che gli sta vicino. Il terzo sentire, questo mi piace perché non so se tu te ne sei reso conto, no? Se voi ci fate caso, sopra potrebbe essere benissimo un corpo chiuso così, no? Che sta avvolgendo la testa di quella persona. Cioè, guarda, non so, perché certe volte si fanno pure senza pensare le cose. È come se fosse così che tiene questa persona che ha gli occhi chiusi, che si sta concentrando nel sentire le emozioni. È come questa è un'energia, un'energia mentale che accoglie il sentire umano. Basta, sei bravo. Allora, un artista che ha scelto di fare arte immersa nella pura ricerca e comprensione del lato istintivo, emozionale e primordiale, quel bisogno che porta alla mente forme archetipi che il popolo nel mondo interiore di ognuno e che rompono in superficie al loro piacimento. Allora, il primo è Woyapi. Come Woyapi? Woyapi. Il secondo Om Mani Padme, Om Mani Padme, perché è scritto Om e non con l'H che invece si scrive? Perché si scrive in tutte e due noi. Perché la A è il termine poi lui il sonno e poi la M la ripresa. Ho capito. Allora. Io non sono buddista, cioè queste sono domande, si richiamano alla meditazione buddista.
vengono usati ancora oggi per dei riti buddisti o per la meditazione, e sono comunque durante la realizzazione proprio una meditazione. Anche con il mantra sì. Collegato, sì. E beh, allora qui praticamente il cerchio dovrebbe essere la figura geometrica perfetta, dovrebbe essere. Per me quella perfetta è quella che va oltre il cerchio, perché il cerchio lo considero una figura geometrica borghese, uno che non trasgredisce, sta sempre nel cerchio. Quando vai oltre, sta nel metafisico. Chi era oltre? Per esempio Paul, no Paul, Klee, e per esempio Giorgio De Chirico, cioè nell'arte metafisica. Lei, allora, la cosa che mi piace di lei, poi non mi delude nemmeno l'aspetto, quindi è questa, diciamo, precisione, perché non è facile fare queste cose che ha fatto lei, questa precisione nel cercare di chiudere il cerchio per capire le cose. Cioè, lei irrigidisce il mondo con questi mandala o mandala, alcuni mettono l'accento dopo, facendo vedere quello che è. Perché ha messo il titolo Vociapi? Questa è un'ispirazione a un piatto conviviale dei esatto. Popolo Lakota. Sono quindi Lakota dei Sioux, sarebbero, no? Esatto. Ecco, dei Sioux che... Un piatto conviviale che si fa con delle bacche, molto tradizionale, però il mandala non è chiudere nel cerchio, è partire dal centro. Per coprire il mondo. No, è la rappresentazione simbolica dell'universo per il popolo tibetano. Però è una meditazione, una discesa al centro, come diceva Jung, al centro il sé, una rappresentazione del sé. Diciamo che è una specie di fotografia di ciò che l'anima in quel momento esprime. Quindi è una discesa all'interno, noi ci osserviamo, poi per il punto di arrivo, ma anche il punto dove andare, sì, per sì. Aprirsi. No, la cosa che mi è piaciuta è che lei ha unito la cultura dei Sioux, no, con invece la cultura tibetana. Sì, perché il mandala è in tutto l'universo, dal micro al macrocosmo, è in ogni cosa, nella natura. In verità i mandala sono, si rifà alla geometria sacra, che è la matematica con la quale la natura tutta si esprime nell'universo. Nel macrocosmo, nel microcosmo, nell'iride, nella catena di Fibonacci delle piante, nella frutta, nel DNA, negli atomi, nel nucleo, nell'utero, dappertutto. Cioè è l'essenza della vita poi. Esatto, è il cerchio della vita. E quindi poi si rifà anche quello che diceva lei all'incrocio collettivo di Jung, in cui c'è ognuno di noi e che praticamente siamo tutti. Cioè, perché poi il segreto, diciamo, del mandala è anche un pochino della religione pure buddista, no? Sì, è quello di liberare, no, ma dico proprio anche da buddista, quello di liberarsi dalle scorie della vita, no? Per esempio la rabbia, il desiderio, il male di vivere, e quindi andare poi al nirvana. No, esatto. Non mi dica il male di vivere, perché no, mi sa perché glielo avevo detto, perché prima il suo collega con un nostro con un artista che ha detto che era reichista, che anch'io sono reichista, aveva parlato di questo male di vivere. E allora io avevo solo fatto, mi ero ricordata. Lo sai che c'è un altro pittore che ho visto che si rifà al Reiki, come si dice, come filosofia. No, il male di vivere mi è venuto in mente subito Montale, cioè se lei fa una cosa, il cervello, sai com'è, come un computer, tu che esatto. Tiene spesso il male di vivere ho incontrato. No, dicevo, no? Quindi trovare nel tutto l'uomo, che poi in fondo è il segreto della vita, perché? Perché poi nel macrocosmo, per esempio, ci sono tutti gli elementi che poi sono nel microcosmo, cioè nell'uomo, no? Nell'universo, se noi pensiamo come siamo piccoli noi, no? Come è grande l'universo, che tra le altre cose è anche finito, che è una cosa veramente che ti fa paura, perché il concetto di infinito si può immaginare, ma il concetto di finito è inimmaginabile in quanto presuppone un altro finito al di là di quel finito, quindi ci potrebbero essere una serie infinita di finiti, capito? Un pochino anche il discorso di questo, cioè cercare l'energia di se stessa, di sé, all'interno prima di sé, ritrovarla nel mondo e ritrovarla nel cosmo. È come il concetto di entropia, per cui dice che nulla si crea, ma tutto si trasforma. In fondo, no? Nella trasformazione dell'essere di varie generazioni, che poi noi moriamo, però
il nucleo di questa energia rimane sempre lo stesso, cerchiamo un po' di risolvere anche i problemi del vivere, no? Perché le risposte si hanno attraverso una serie di elementi, lo puoi avere attraverso la filosofia, lo puoi avere attraverso la religione, lo puoi avere attraverso delle piccole cose che vivi quotidianamente. E vabbè, qui è proprio la parte della mantra, preghiera di vita. Questo è un importante mantra tibetano, perché è stato fatto informando il foglio ai pennarelli, che sono liquidi, con questo mantra, quindi tutto il materiale viene informato e per chi ha studiato queste cose. Questa qui questa è una delle frasi, diciamo, più diffuse del mantra. Non si può tradurre perché è sanscrito, ma più o meno significa benvenuto gioiello nel fiore di loto. Questo nei riti, anche alcune volte pure buddisti, si sente sempre questo, è più ripetuto, questo, esatto. È più ripetuto che c'è. Però vede, nonostante la ripetizione, perché in fondo che cosa fa la ripetizione a differenza della proliferazione? La ripetizione accentua l'effetto di presenza, no? Se noi diciamo a un bambino di non toccare una cosa, glielo diciamo 3 volte, praticamente il bambino non lo tocca. Quindi la ripetizione, come diceva Perelman, accentua l'idea di presenza. Se invece la ripetizione diventa fortissima, praticamente potrebbe anche negare, perché c'è una negazione per proliferazione, no? Se noi diciamo ti amo a una donna la mattina e la sera e poi continuiamo tutta la settimana dopo ci butta dalla finestra, quindi è una negazione per proliferazione. In questo caso la ripetizione ossessiva invece per questi mantra diventa una affermazione di sé, forse una negazione, nel senso che cerca di eliminare attraverso quel ritornello tutte le negatività che c'è di dentro. È come se eliminassi tutte le energie negative fuori per riacquistare l'equilibrio interiore, quindi l'equilibrio dell'essere, eccetera, eccetera. Poi è chiaro che nella vita ognuno cerca una propria risoluzione per i suoi problemi, no? Non tutti usano la filosofia, non tutti usano la musica, eccetera. Invece il terzo è lo stesso, è un mantra del popolo Sioux. Questo che significa? Liberazione? Questo è un mantra, un saluto che adesso è diventato proprio convenzionale, che loro usano, che significa che tutto è connesso. Ah, quindi già, è come un augurio. La connessione del mondo. Tutti quanti noi. Quindi lei l'ha espresso anche così, con quella specie di petali? No, il mandala viene da solo, lui si esprime da solo, si inizia e poi ha una forza centrifuga e centripeta, perché poi comunque ti riporta sempre lì e poi si allarga. Infatti nelle meditazioni si comincia dal centro, si va fuori e poi si ritorna al centro, che è una metafora. Quindi praticamente è come se facesse così e centrifuga riesce e centripeta. Però la cosa che colpisce, diciamo, guardando questi disegni, infatti poi tra le altre cose con un pennarello sul cartoncino, quindi cioè la precisione e l'accuratezza del disegno, perché non è fa. Quanto ci mette a fare? Tantissimo, sono comunque i mandala sono stati studiati, e l'effetto del mandala sul corpo e sulla mente ha un potere, mi passate il termine, risanante, guaritore, perché abbassa il respiro, perché per fare quei segni piccolissimi che potete vedere bisogna necessariamente calmarsi, quindi si abbassa la pressione, si abbassa il battito cardiaco, si abbassa il respiro, si entra in una sorta di meditazione vera e finalmente la mano si calma e si adegua in questa ripetizione, e la ripetizione è calmante. Al contrario invece, quindi è una ripetizione relativa alla pere, ma non quella assoluta che dicevo io della negazione come proliferazione. Ho dato parecchie tesi di laurea sull'arte terapia all'università, ne devo dare una pure su mandala, perché veramente l'arte è sempre terapeutica, cioè ma di tutto, la musica, la danza, il teatro. Per fare quest'ultimo, che è il più grande, io ricordo benissimo, ci ho avuto più di 3 mesi, perché poi c'è il puntinismo, e il puntinismo insegna proprio la pazienza, perché poi c'è un cambio di energia ogni volta che ci si rimette, quindi noi non siamo sempre cura. Uguali, è una cura, perfetto, non siamo sempre uguali, quindi magari cominciamo il puntinismo e poi ci accorgiamo che 3 petali dopo, 3 giorni dopo è completamente diverso e quindi ci dobbiamo riadeguare. È l'espressione di quel momento del proprio animo che entra esatto. nella cosa, capito?
Vabbè, una filosofia, diciamo, personale, che praticamente uno cerca ciò che a lui fa bene, no? Quindi io posso notare soltanto la precisione e l'accuratezza del... Questo è fatto a mano libera, tranne che il cerchio esterno che serve per definire dei settori. Vabbè, che poi comunque quando lo porto a incorniciare, la corniciaia... Questi altri cerchi pure se a mano quelli libera. Vengono fatti con il compasso per definire dei settori, ma poi dopo a mano libera uno lo può osservare, se si avvicina sono tutti irregolari, il cerchio non viene quasi più rispettato e difatti... Poi si sposta anche il mandala, perché ovviamente fatto a mano uno definisce un po' per dare un'armonia, perché questa è un po' la ricerca dell'armonia e della perfezione, che perfezione non è nostra, è solo della natura. Lei si sente felice in questo momento? Quando disegno, sì, la scelta del bianco e nero è voluta. Io disegno anche a colori, faccio anche dei murales con l'acrilico, però il bianco e nero è voluto. C'è più rilassante? Lo scelgo, mi piace. Va bene, perfetto, volete fare un po'? Poi facciamo i recapiti. Girasoli appassiti. Allora, la cosa, per esempio, questo tipo di quadro non è un quadro, diciamo, scolastico, nel senso che li mette, a parte in una posizione centrale, però li mette in due fughe laterali. Praticamente c'è una fuga da questa parte, un'altra fuga da quest'altra parte, e all'interno ci mette questi fiori che praticamente convergono verso un vertice, che non è un vertice superiore, perché noi il vertice ce lo immaginiamo sempre superiore, come una piramide, no? Ma un vertice inferiore. Quindi questa prospettiva che ha dato, questa indeterminatezza anche del... non c'è l'iperrealismo, addirittura non c'è nemmeno il realismo qui. Questi sono dei fiori che sono colorati ma che fanno fatica a stare nella forma, stanno quasi uscendo. Sono appassiti. No, sono uscendo, stanno proprio fuori. No? Ah, fuori anche... Dalla vita, perché uno che appassisce va fuori. Cioè, esatto. Come l'uomo nel crepuscolo che va fuori verso la fine della vita. E quindi questo verso la fine della vita lei l'ha data attraverso esce dal un colore. Scenario. Sì, se ne va proprio fuori. Se noi gli dessimo un attimo di vita a questi, sì, dopo tre giorni quella muore, in mezzo, a quella in mezzo ancora ce l'ha la vita, se vede, sì, c'è un c'è. Fiore più vivo, più... Però lei che cosa ha fatto? Forse per l'amore che ha verso i fiori? Sì. Mettendo sono i miei preferiti. Mettendo questa posizione della trasversalità dei colori, praticamente è come se avesse voluto fermare la decomposizione dei fiori, cioè la vita che muore, in questo caso dei, sì, fiori, attraverso una struttura che li tiene. Quindi questo, per esempio, è un quadro di fiori che mi piace. Che l'ho fatto proprio nel lockdown, ispirata da quello che succede, dalla vita che è stata aggredita da questo virus, e mi ha ispirato questo quadro. E quindi praticamente è come se le pareti domestiche proteggessero l'uomo dalla decadenza, della possibilità di, che poi come significato finale, vedi, poi alla fine molte cose ritornano pure poi quando vai a capire quando è stato fatto e perché è stato fatto. Questo è l'autunno. Ecco, l'autunno qui è un quadro, anche questo, lei ha un realismo che non è realismo, cioè tende, se ne va fuori dal realismo, non è astrattismo sicuramente, no? Però è un realismo strano, perché anche come disegna, diciamo, c'è una specie di spontaneità quasi infantile, però nel termine positivo, sì, della vita, come il naif, per esempio. Sì, esatto. Infatti queste fette di cocomero, cioè vede come sono disegnate, non è che fa vedere benissimo il cocomero, sarebbe molto più noioso il quadro. Invece, come lo fa lei, che non rispetta nemmeno tanto le prospettive, perché se vede la seconda bottiglia che sta dietro, quasi quasi non è parallela alla bottiglia bianca, cioè è come se fosse di lato, sì, con una prospettiva diversa da così, dove mette sotto una pera, capito? È come un realismo surreale deposto sul quadro attraverso un'immaginazione infantile. Poi se scrivete per queste cose che sono preziose. Poi
L'ultimo, la passione, ecco, questo rientrerebbe nei quadri che di solito non è che mi piacciono tanto, però che cosa c'è da rilevare così? La passione esprime il rosso, no? È sanguigna, cioè quando tu sei appassionato nel fare qualcosa, sei innamorato, c'è un amico che ti piace, eccetera, è come se il mondo fosse più forte, no? E lei l'ha fatto attraverso questo rosso dei fiori. Anche qui non è un quadro scolastico, no? È un quadro, diciamo, che usa bene il colore, usa la sensazione del crepuscolo, che però in questo caso non c'è nei fiori, capito? Questo è proprio un gusto del colore. Forse questa passione, sì, più gioco del colore, Proprio forse questa passione è la passione sua nel fare il quadro, magari provava piacere mentre lo voglio, sì. Questo non lo so, sì. Vabbè, perfetto. Lei praticamente, forse pur avendo fatto altri mestieri, non so, sì, di tutto. Poi a un certo punto ha deciso invece di esprimere se stessa nella pittura. Allora, la prima cosa che si nota, prima di tutto, la luminosità del quadro, che qui stampato non viene. Sì. No, è bellissimo. Poi un ritmo geometrico dei personaggi che esprime un passo contenuto. Queste donne qui, quando camminano, sono veramente composte, perché quel dono che loro portano lo devono già esprimere attraverso il movimento con cui portano il dono, no? Quindi la bellezza del dono è espresso dalla luminosità del quadro. Attraverso questi colori dei vestiti lei esprime il movimento dei corpi in una armonia totale. Questa è come se fosse quel mantra di cui parlavamo prima, i mantra tibetani, no? C'è l'armonia di una cultura, che è questa, no? Penso che si riferisce a una cultura africana, insomma, donne africane, musulmane. Che poi se guardate bene i quadri a destra e a sinistra, le porte sono molto raffinate, cioè l'uso delle porte. Questo è un quadretto, ma non so quanto è grande. 80, 40, non mi ricordo. È un quadro che praticamente piace, non so se voi guardandolo sentite un senso di piacere o no. Ecco. Perché, quindi la luminosità è il dono che vuoi dare alla persona. Poi non sappiamo a chi è dedicato, no? No, infatti, anche perché la porta è scura. Dunque, è quel dono che viene dato inconsapevolmente, sì. Insomma, senza sapere dove va. Anche perché se noi ci pensiamo, quando nasce l'idea di Dio, dove nasce l'idea di Dio? Dal concetto del peritore che perisce, come dice la sinistra hegeliana. Quando muore la morte, nasce Dio. Quando tu hai il dono, lo fai a un elemento trascendentale che può essere un Dio, e praticamente dietro c'è il buio, perché per conoscere Dio dobbiamo morire, quindi dobbiamo andare nel buio, oppure lo abbiamo prima per fede, che sarebbe il colore precedente, che è quello delle ragazze. Cioè quel colore fuori è come se fosse la fede umana rispetto al buio della morte e alla speranza di una luce successiva dietro il buio, capito? E quindi fa così, fa tac, nero, possibilità. Quando è che l'uomo diventa triste? Diventa triste quando muore Dio. Cioè nel Medioevo, pur morendo, avendo paura della morte, accettavano la morte, no? C'è Evrimen, un personaggio di una moralità medievale, che gli si presenta la morte e dice: ma già sei venuta, che posso fare? Dice: posso portare un amico? No. Che cosa gli è servito? Solo buone speranze. Però alla fine perché l'accetta la morte? Perché c'è l'idea di Dio dopo, nel mondo medievale. Con il razionalismo settecentesco e con il buio totale del Novecento, con tutte le filosofie nichilistiche da Sartre a Heidegger a Nietzsche, anche un po' Freud prima, l'uomo sta solo in un mondo buio, senza il crepuscolo degli dei di Nietzsche non è nient'altro che l'accettazione della mortalità nel senso greco, cioè l'uomo è mortale, anche gli dei nel mondo greco erano sottoposti al destino addirittura, no? E così nel Novecento, con il crepuscolo degli dèi e la morte di Dio, l'uomo barcolla nel vuoto assoluto, senza possibilità
di speranze. Quando Nietzsche parla di nichilismo, il nichilismo che cos'è? La mancanza assoluta di scopo. Capito? Quando tu non hai uno scopo, sei nel nichilismo. Per questo ai ragazzi, nelle università, nelle famiglie, eccetera, bisogna stargli vicino. Capito? Perché in un mondo così vuoto, in cui è difficile interpretare la realtà, pure col Covid non si sa se è diffuso o non è diffuso, poi fanno le votazioni in cui si può diffondere, fanno andare i ragazzini a scuola senza sapere il risultato dell'estate in cui tutti gli hanno fatto gli assembramenti, no? Poi per pochi giorni, quindi allora che cosa, cioè aspettare fino al 15 ottobre per capire un po' meglio, no? No, e quindi noi non le capiamo queste cose, come non capiamo un sacco di cose. Cioè è un mondo, quello del Novecento e anche del 2000, in cui la parola non riesce a esprimere il mondo, come il segno non riesce a esprimere il mondo, perché il mondo è vuoto. Come fai a esprimere il vuoto del mondo? Quindi a questo punto è meglio esprimere la propria visione del mondo attraverso la pittura, la poesia, la prosa, eccetera, la musica, eccetera, eccetera, e gratificarsi per conto proprio. Ho fatto un discorso globale. Poi Chicco di Grano, questo è bello. Allora, questa è la prima cosa da mettere in evidenza, è la forma, no? È allungato, quindi già una prima scelta positiva questa qua, cioè l'allungamento del soggetto. E poi il Chicco di Grano, se voi ci fate caso lì, sono tante mani, no? Quindi praticamente è come se questo chicco, no, fosse, è come se fosse lavorato per portarlo al germoglio poi del grano, penso che questo volesse, in cui addirittura si può intravedere anche qualche forma umana, ma non è importante, dietro, no? E poi il grano che cos'è? È quasi l'emblema dell'alimentazione, l'emblema della vita, no? Perché c'è il pane poi alla fine, no? E quindi questo anche qui è solare, quindi dà sempre una visione fino adesso solare del mondo, cerca quasi di entrare nelle radici del bene, no? Forse per cambiare il mondo, cioè i quadri suoi sono molto solari, quindi lei deve avere dentro una umanità e anche una socievolezza, da come capisco dai quadri, guardarla pure in faccia, nei confronti del mondo, è sempre pronta a studiare le cose e quindi dare sempre una mano agli altri, no? Forse, non lo so. C'era una certa Sender, che è una che ha salvato circa 1000 bambini ebrei in quel periodo, dice: quando tu vuoi aiutare un uomo c'è soltanto una cosa da fare, tendergli una mano. Capito? Infatti è che è la cosa più bella che c'è. L'imperfetto è un quadro completamente diverso dall'altro, però indica quella che forse è la cosa più bella della vita, l'imperfezione umana. No? Che c'era un critico che si chiamava Edward Wallace che diceva: l'imperfezione è il mio paradiso. E quando tu accetti l'imperfezione sei felice, se non l'accetti sei infelice. Se uno si illude di sposare una donna bellissima e la mattina se la trova bella come il primo giorno, è proprio un illuso, capito? È così l'uomo. Quindi tu te la vedi di mattina che è completamente diversa, pure se è bella da prima, però tu l'accetti perché da fuori escono tutte le cose, per esempio la bontà. Io quando ho intervistato Franca Valeri mi sono trovato davanti una donna che aveva il Parkinson, 95 anni aveva, brutta, però c'era un'anima bellissima. Dico: guarda un po' questa, dico, non è bella, no? Che bell'anima che ha. Quindi noi dovremmo essere portati a entrare dentro delle persone. Grazie. Guardiamo un po' il quadro. Questi quadri, specialmente il primo e il terzo, se lo fai vedere, ecco, è come se fossero dei quadretti della memoria, no? Quelli che ognuno ha nella soffitta di casa propria, no? E qui abbiamo nel primo quadro, sopra quello che potrebbe essere anche un guardaroba, no? Sì. Potrebbe essere. E mi ricordo anche la casa dei sordi, che c'era tutto catalogato, no? C'erano le giacche di mattina, le giacche di sera, eccetera, eccetera. E quindi qui c'è quello che si può trovare nella... Perché è intitolato Intimità? Perché qui ci sono vari elementi intimi, per esempio una scarpa, una borsa, il guardaroba, un vestito che tu ti dovrai mettere. Però lei l'ha fatto...
come se fosse un quadretto illustrativo dei vecchi sussidiari che si usavano nelle scuole tantissimi anni fa, quello per spiegare, non so se ha letto la signorina Felicita di Cozzano, che dice le cose belle di pessimo gusto, in questo caso non sono di pessimo gusto, ma sono delle cose che sono all'interno da cui lei ha eliminato ogni elemento che può disturbare. Per esempio qui non ti dà la sensazione della polvere, per esempio, no? Non ti dà la sensazione del disordine, ma è un ordine mentale di una propria intimità che casualmente o meno si identifica con una stanza. E quello che ha detto, che è un'esplosione di colori, che poi sono anche contenuti, cioè non è che sono dei colori che vanno verso l'espressionismo, no? Quindi l'astrazione espressionistica, ma rimangono all'interno dell'oggetto, indicando la casualità. Quando noi vediamo un tacco, no? Possiamo immaginare una storia. No? Quando ci troviamo di sera e guardiamo le colline con le luci che si accendono, possiamo pensare chi c'è dentro quella luce. Un vecchietto che sta male, uno innamorato, uno che è addolorato. Eccetera. È così un tacco. Non sai di chi è il tacco. È così la borsa. La stessa cosa. Alcune volte sono simbolici, come per esempio in un racconto di James Joyce che è intitolato The Dead, i morti, in cui i personaggi che non funzionano hanno uno il tacco abbassato e l'altro lo stivale afflosciato, a indicare che non andavano d'accordo. In questo caso non è un simbolo, non è un simbolo, è una cristallizzazione generalizzata di una sensazione di intimità all'interno di una stanza. E quindi è molto... Quanto è grande? 50x70. Quindi è molto... fanno parte di una serie di dipinte che ho fatto, a cui ho dato il titolo Alchimia d'interni. Ah, bello. Ecco, non ci metto mai di proposito la figura umana, perché preferisco che chi guarda il quadro possa o rivedersi in quello, o, cioè ritrovarsi in questo stesso quadro, sì. Oppure cercare di capire a che persona appartengono questi oggetti. No, ma questo si capisce benissimo, che lei l'ha lasciato in un angoletto della memoria. Come, questi quadri sono come se fosse una soffitta della propria memoria. Hai visto che nella soffitta andiamo e ci troviamo le cose? E questo, ognuno di noi ha la propria soffitta, le cose che ha lasciato, i ricordi, tante belle cose. Il terzo, parliamo prima del terzo, praticamente è la stessa cosa, solo che addirittura quando non ti basta più la terra sotto i piedi, che cosa ha fatto lei? Ha messo una base sotto, no? Che ripropone più o meno gli stessi temi indicati in precedenza, però l'ha messa all'interno di come se fossero delle nuvole, no? Quindi ha un cielo. Quindi questo cielo che porta le cose pratiche che si alzano, praticamente è come l'idea creatrice, no? L'idea creatrice che presuppone la soffitta all'interno della propria mente, e poi questa idea creatrice che attraverso l'immagine, in questo caso è questa, ti fa volare, no? Perché in fondo l'arte dove ti porta? Ti porta al volo, cioè l'artista è al di sopra, secondo me, come i poeti, sono al di sopra della gente comune, che magari è senza emozioni, che è senza sentimenti, è bruttissimo. Quando tu hai a che fare con un artista, molto probabilmente ci puoi anche parlare bene, cioè non è legato al denaro, che è una cosa veramente vile, no? E poi invece Andromeda. Andromeda, dato che c'è una costellazione che riprende proprio la storia appunto di questa figura mitologica, è come se fosse un occhio proiettato con la Terra, vedi? Sì. Proiettata verso la speranza, no? Poi Andromeda mi pare che fu liberata da Perseo, che la libera da un mostro marino che se lo doveva mangiare, quindi a un certo punto quella specie di pianeta potrebbe anche essere i tentacoli del mostro che le vuole mangiare, Andromeda che è attaccata alla Terra, che potrebbe essere Perseo. E poi nell'immaginario collettivo, nella mente umana rientrano tutti i suggerimenti anche magari di una cultura e di un qualcosa che ti è capitato davanti, che ti sei ricordato, però pure quello è bello. Ritorna lo stesso stile nella parte inferiore, se ci fa caso. Cioè nella parte inferiore lei ha messo la firma d'artista sul suo stile. Se non ci fosse stata la parte, guarda, se non ci fosse stata, vabbè, lo vedete lì, la parte inferiore non avresti avuto
un'intuizione, un suggerimento dello stile che invece è quello suo. Quindi ha uno stile. Pure io. No? Grazie. Allora, lei praticamente ha messo quasi tutto, allora, serie, l'occhio e l'anima, la seconda età, nel primo. Nel secondo, se lo fa pure vedere, l'occhio e l'anima, l'innocenza, e il terzo, l'occhio e l'anima, lo stupore. Quindi sono delle tavolette piccole che devo dire, hai fatto bene, lo sai, a scegliere un formato piccolo in questo caso, perché se tu pensi, se avessi fatto questo in un formato gigantesco, non avrebbe avuto lo stesso effetto del piccolo, perché tu non solo hai preso un particolare dell'occhio, ma hai preso anche un quadro piccolo, capito? Quindi hai raddoppiato le tue scelte, hai fatto. Allora, per quanto riguarda l'occhio, voi dovete pensare che c'è una scienza che si chiama microcinesica che praticamente studia anche le rughe vicino all'occhio. Per esempio, una persona che ti dice una falsità, pure se ride, si capisce da come è posto lo zigomo e se ci sono pieghe nella parte laterale dell'occhio. Perché se io faccio così, no? Cioè finto, invece se mi viene da ridere, muovo questo. Quindi lei che cosa ha fatto in questa sua scelta? Ha fermato un dettaglio, come se fosse una fotografia, no? E ha cercato, cosa non facile, di esprimere attraverso l'occhio l'animo, la sensazione, l'emozione di, in quel momento della persona che ha ritratto. Questo volevi fare. E quindi il primo c'è la seconda età, quindi è una fase in cui non c'è la vecchiaia, si vede subito, però non è nemmeno la giovinezza qui. L'occhio da un punto di vista tecnico è dipinto benissimo e quindi praticamente sei stata molto attenta anche nel fare queste ciglia che sono, che c'è, come si chiama, quello che si mette sulle ciglia, rimel precise, in cui ci sono, addirittura si vede quasi un riflesso nell'occhio a indicare che l'occhio sta guardando a un qualcosa di esterno e il mondo che vede, come c'è anche nell'altro occhio. Quindi questa è la maturità. Anche le borse degli occhi, no? Sotto gli occhi indicano che non è proprio giovane, perché è difficile trovare un ragazzo piccolo con le borse negli occhi. Nel secondo invece c'è tutta l'innocenza e la curiosità, lo stupore del giovane che guarda il mondo. Già il fatto che nella parte sinistra hai fatto cadere i capelli, no? Di lato che sono davanti agli occhi. Quando ci sono gli occhi, i capelli davanti agli occhi significa che il mondo ancora non lo capisci bene, perché qualcosa ti disturba davanti, ancora non ti sei tolto i capelli dagli occhi per vedere il mondo. Ed è fatto, poi questo sembrerebbe anche un ragazzo di cultura asiatica, no? Quindi non è nemmeno... E però è uno sguardo, diciamo, leale, come si può vedere, è pronto a sperimentare il mondo. In questo caso hai messo anche il giallo perché forse hai pensato proprio a un ragazzo di origine asiatica. E nel terzo c'è proprio quel concetto di microcinesica di cui vi parlavo prima, in cui c'è lo stupore, qui non è importante se è giovane o vecchio, è importante l'occhio, che è pure un bell'occhio perché hai dato un colore particolare, che indica lo stupore. Capito? Quindi questo da un punto di vista anche teatrale, no? Del laboratorio teatrale, questi esercizi si fanno sull'occhio in quanto l'occhio esprime le sensazioni del personaggio che in quel momento deve andare in scena. L'ultima cosa, l'uso del colore sei veramente brava, perché nell'ultimo, come si può vedete l'ultimo? Vedete come l'ha fatto, diciamo, il viso, le piccole... non rughe, però i vuoti del volto. Quindi solo una che ci sa fare col pennello può fare questa cosa qua. Quindi ti direi bravo per tutta una serie di cose. Capito? Ha un doppio linguaggio questo, un linguaggio teatrale, un linguaggio pittorico, anzi triplo perché anche un linguaggio psicologico. Se noi guardiamo i dettagli riusciamo a capire di più la vita e le cose. Bravo. Sibona alla luce si mette in evidenza in questi quadri che fa l'ottima capacità di usare il colore,
perché si vede che lei, non so se dipinge da un sacco di tempo, penso di sì però, perché quel colore è talmente compatto, io l'ho visto quel quadro, me l'ha fatto vedere lei, è talmente compatto che solo uno che sa, che ha il senso con la capacità cromatica lo può fare, vede? Perché lì, se voi andate in un paesaggio del genere, praticamente vedete il paesaggio proprio così com'è, no? Con le montagne lontano che si vedono magari con la nebbia che c'è, e però la parte davanti è una prospettiva, diciamo, più da vicino. Poi ha indicato anche la regolarità della coltivazione, perché sono proprio così i campi, sì. E questo senso del colore, se voi ci fate caso, non c'è una sbavatura in questo colore, è un colore talmente compatto che sembra quasi stampato. No, questa è l'idea che ti dà questo quadro. È come se fosse la stampa di una realtà che però non è stampato, ma è fatto con i colori. Quindi questo è molto bello, mi ha colpito subito. Anche come, diciamo, misure, sono le misure azzeccate. Sì. Perché se l'avesse fatto troppo piccolo sarebbe stato negativo. Se l'avesse fatto troppo grande sarebbe stato negativo lo stesso. Quindi come misure, che è 40-50? Questa? 40-50? 60-40. Ah, 60-40. Vabbè, più o meno. Poi il secondo? Ecco, qui la cosa più bella che ha fatto è il mare. Allora, non è facile disegnare il mare, voi provateci, però ognuno lo fa a modo suo, lo fa troppo liscio, lo fa troppo ruvido, eccetera. Qui lui è riuscito a dare la sensazione delle onde che si muovono e quel bianco che non è il palpitare lontano di scaglie di mare di Montale ancora, perché è diverso, il mare è meno mosso di questo, che però ti dà la sensazione un pochino anche del tramonto, no? In cui c'è questa specie di turbamento del mare che si sta ingrossando oppure sta diminuendo, perché quella è una fase che tu non lo sai, se si sta ingrossando o si sta diminuendo, è un giorno che si chiude. In un paesaggio che sicuramente è mediterraneo, espresso dai fichi d'India, che è come se fossero delle scolte del tempo, cioè come se fossero dei guardiani che vedono questo ciclo della natura che comincia, si trasforma, finisce e ricomincia, che è quasi in analogia con la vita stessa dell'uomo. Terzo, bello pure questo. Ecco, il terzo, questo è da un punto di vista tecnico, è fatto bene perché è come tutti gli altri, però molto probabilmente questo è stato fatto da uno che ama, oltre il mare, ama pure la montagna a questo punto, no? Perché è riuscita a dare il mistero e il senso, diciamo, del luogo rappresentato, queste montagne lontane che lasciano presupporre qualsiasi cosa, no? Perché la montagna innevata è come se fosse una piccola altalena, piattaforma per il cielo, e l'uomo che sta solitamente sulla sua roccia, laborioso pure, a contemplarla. È un connubio tra un mondo che va verso va al di là della vita e la vita invece che è solida nel luogo. Va bene? Ok, grazie.